Allora, adesso faremo un piccolissimo intermezzo per dare tempo ai nostri maestri di riprendere un attimo il fiato, rinfrescarsi. E vorrei chiamare per questo intermezzo qui vicino a me il nostro grande presidente, sempre presente, senza il quale tantissime cose, tutte le cose della nostra banda non possono prendere piede, non possono avvenire. Chiamiamolo qui il nostro presidente Andrea Ottenga. Vieni Andrea. Il faro portante della nostra banda. La luce della nostra banda. Non esageriamo, diciamo che le cose funzionano se tutti fanno luce e se tutti portano qualcosa. Io ho sempre creduto al gruppo e quindi io per prima cosa mi sento di ringraziare tutti gli orchestrali che sono qui questa sera. E vi assicuro che non era scontato, perché noi di solito le prove le iniziamo insomma da gennaio, ecco, da gennaio noi iniziamo a provare, quindi tutte le settimane pian piano mettiamo su un concerto. Quest'anno invece abbiamo iniziato ovviamente per noti motivi molto tardi, quindi con molte difficoltà, anche per poter trovare un luogo ideale per studiarlo, e questo devo dire grazie all'amministrazione che ci è venuta incontro a trovare anche una soluzione. E diciamo che abbiamo qui a Portacomaro la fortuna di avere questo spazio, e vedete che già soltanto noi, chi si ricorda l'anno scorso sotto il Palatenda ci stavamo tutti, no? Quest'anno invece sotto il Palatenda riusciamo a starci noi. E quindi diciamo, vedete come si sono ampliate di tanto le distanze, no, fisiche tra un musicista e l'altro. Questo ovviamente complica anche un pochettino il suono, no, e tanti altri aspetti. Quindi il mio grosso grazie va a tutta la formazione, veramente a tutti quanti voi. Farei un applauso a tutto il gruppo, a tutte le persone. E grazie anche a voi, quindi a tutto il pubblico invece che è intervenuto, soprattutto quelli delle ultime file che quindi sentono magari un po' meno, ma certamente se siete venuti qui questa sera è perché avete il piacere di stare insieme a noi comunque e in qualche modo riuscire a celebrare bene questa festa di San Bartolomeo. Ci sono anche tante persone che ci stanno aiutando, sono i volontari che questa sera collaborano con noi. E vi assicuro che anche oggi il lavoro è stato tantissimo per poter allestire la piazza già da questa mattina, poi oggi pomeriggio da ragazzi, adulti, persone anche non più giovanissime, alle 3 del pomeriggio qua con la mascherina, con le sedie, con le cose, il disinfettante, a fare tutto il lavoro. Vi assicuro che è stato lungo, ma il senso di gruppo, ecco Mario, quello che dicevo prima, è quello che poi emerge, no? Quando le cose vengono bene perché poi c'è un gruppo. Sei stanco, ma stanco insieme, quindi tutto passa. E quindi questa credo sia la cosa più bella, quindi il grazie anche a loro. Io questa sera però voglio chiamare qui una persona che non se lo aspetta, perché non lo sa, non gliel'ho detto, quindi non sa assolutamente nulla. Gino Ravizza, Gino Ravizza, vieni qui da noi. Gino, chi è del paese lo conoscono tutti, quelli del paese, insomma, no? Una figura come la Nicoletta, praticamente tutti lo conoscono. E io così quest'anno ho fatto qualche ricerca, devo dire, in questo mi sono fatto aiutare da Marco Scassa e anche da Roberto Carretto. E dico, ma Gino, quando è che hai iniziato a suonare? E lui mi ha detto, la prima volta che ha iniziato a suonare è stata nel 1970 con i corsi, poi nel 71 la prima uscita. Ora, quindi era dicembre del 70, tanto per capirci, e quindi sono 50 anni di musica. E questa sera non suona, ma è addetto, avete visto, anche alla sicurezza, fare tante altre cose sulla piazza. Ora, 50 anni sono un bel traguardo e noi ci tenevamo a ringraziarti per tutto quello che fai. Tra l'altro voglio ricordare sia Gino, ma anche prima di Carla, che è stata ricordata prima dalla Nicoletta, la grande Carla che ci è sempre stata vicino. E questa sera le sedie che vedete, su cui è seduta tutta la formazione musicale, sono state acquistate proprio con le offerte ricevute in memoria di Carla. Quindi grazie a Gino e grazie a Matteo.
darti un piccolo pensiero e chiamo qui con noi Carlo Durando. Carlo è un'altra persona che tutti conoscono, cornista, un grande cornista, un grande musicista e figlio di Italo, che è stato il nostro maestro. So che vuoi dire poi anche una piccola cosa, te la lascio dire a te del papà. E no, vabbè, la lascio dire a te. E voglio che sia lui a darti questo piccolo pensiero a nome di tutti noi, che se vuoi, se riesci a leggerlo con gli occhiali, lo leggo io. Leggo io. All'amico Gino Ravizza, musicista e colonna portante del gruppo, per i suoi 50 anni d'appartenenza al sodalizio. Ecco, quindi grazie. Gino, 50 anni e non sentirli. Niente di particolare nel fare i complimenti a Gino per i 50 anni di banda, la sua passione verso la musica. Volevo anche ricordare in questa serata di centenari illustri che sarebbe anche mio papà avrebbe compiuto 100 anni in questo. Ricordarlo in questa serata che a lui insomma era molto cara e ci teneva molto, e grazie mille. Grazie mille Carlo, grazie. E poi diciamo, questa sera avete visto, abbiamo avuto un bel cambio importante alla direzione. Devo dire che non si tratta di fare nessuna graduatoria, perché per tanti anni abbiamo avuto Italo, poi c'è stato Marco Scassa, c'è stato per un breve periodo Sara, che come ho detto prima la salutiamo e le facciamo un grande in bocca al lupo per il suo futuro lavorativo, e adesso c'è Chiara. Abbiamo imparato a conoscerci in questi mesi sfortunati, perché è stata dura fin dall'inizio, no? Nel senso che abbiamo trovato proprio queste difficoltà, ma devo dire che se riusciamo adesso che siamo nel difficile, poi dopo la strada verrà in discesa, noi speriamo, no? Quindi io chiamo qui Luisella, visto che sei qui, abbiamo un piccolo omaggio floreale per te, per ringraziarti di quello che stai facendo in questo periodo. Quindi grazie Chiara. La musica è una vera magia, non a caso i direttori hanno la bacchetta come i maghi. Enzo Bossi. Enzo Bossi. Ecco, detto questo, io non mi intrattengo oltre, perché voglio che poi vengano qui le autorità. Io saluto appunto il sindaco, il vice sindaco, tutta l'amministrazione e consigliere della provincia, il maresciallo che ha raccolto il nostro invito ad essere qui questa sera. Ci fa piacere perché ci dà il senso proprio della comunità. Io credo che facendo le cose ben fatte come questa sera, qualcuno, come diceva il sindaco prima, diceva io magari non vedo, ma io volevo stare qui là perché c'è magari, però se tutti riusciamo a capire la situazione si riesce a far tutto. Se riusciamo a suonare, vi assicuro, un metro e mezzo l'uno dall'altro riuscite anche voi a stare distanti un tot l'uno dall'altro. Quindi chiamo qui il sindaco, che so che ha piacere di dire anche due parole, oltre alla sicurezza ovviamente, ma proprio per la festa di San Bartolomeo che riusciamo anche quest'anno a celebrare. Prego. Prego. Ecco. Buona festa a tutti.